Noi siamo come punto nascita il centro di riferimento per tutte le donne Covid della Regione Marche. Questo dal luglio del 2020 per una circolare della Regione Marche, e da allora noi abbiamo assistito a tutt'oggi 44 donne affette da Covid. In tutte le condizioni sono nati bimbi vivi e vitali. Inoltre, durante il percorso della gravidanza, nei 9 mesi, se la donna viene incontra e si ammala di coronavirus, può farsi seguire la gravidanza presso la nostra struttura. Secondo noi la situazione rispetto all'anno scorso è peggiorata. Peggiorata perché? Perché noi ricordiamo che l'anno scorso, durante l'estate, a fine estate, noi abbiamo avuto un solo ricovero. Noi quest'anno, da gennaio ad oggi, noi costantemente abbiamo sempre una o due donne ricoverate nel centro Covid regionale. Questo sta a significare che l'infezione praticamente non ha più avuto i picchi come l'anno scorso, no, pre-estivi e post-estivi come seconda ondata, ma c'è una costante della malattia da gennaio ad oggi. Noi 3 giorni fa abbiamo avuto una mamma che veniva da Marotta, è sopraggiunta con un'insufficienza respiratoria alla 37esima settimana, è stata ricoverata presso la terapia semi-intensiva ed è stata trattata con alti flussi di ossigeno perché non riusciva a respirare autonomamente. E nei 2 giorni di ricovero la situazione respiratoria, proprio per la condizione della gravidanza, che la presenza dell'utero grande ostacolava il movimento del diaframma, si è ricorsi al taglio cesareo perché la polmonite interstiziale, che era sopraggiunta per effetto dell'infezione da coronavirus, praticamente aveva peggiorato il quadro respiratorio. Per cui si è ricorsi urgentemente al taglio cesareo, dove è nata fortunatamente una bimba di 2,780 kg che ha pianto subito, quindi viva e vitale, per la gioia di tutti noi. Però purtroppo la mamma è stata trasferita in rianimazione perché la situazione respiratoria praticamente non destava preoccupazione. Dopo 2 giorni la donna è ancora in terapia intensiva, in rianimazione, perché necessita di assistenza respiratoria con alti flussi di ossigeno e perché la polmonite interstiziale tipica del coronavirus può avere anche un esito sfavorevole. Con il Covid purtroppo si muore in gravidanza. E diciamo che l'Associazione Nazionale dei Ginecologi, che è il nostro punto di riferimento scientifico, ci raccomanda di passare l'informazione che le donne durante la gravidanza devono essere vaccinate già dal primo trimestre e poi anche durante l'allattamento, perché i vantaggi che si possono avere da una vaccinazione sono molto di più rispetto agli eventi avversi di una comune vaccinazione.